Roberto Rennai, presidente dell'Acquedotto del Fiora, lo incontriamo a Siena, qui all'esterno dell'elogio di Piazza Dipendenza, il nostro studio 90 Sole di Palio, anche se il Palio non c'è. Allora, presidente, innanzitutto parliamo un attimo di quello che è accaduto qualche tempo fa, molto vicino a noi, l'emergenza Covid-19 e l'Acquedotto del Fiora, però chiaramente non è che poteva fare. Si sta tutti a casa e l'acqua non si manda più, per cui praticamente avete continuato a erogare tutti i servizi in maniera totale. Ah, intanto un buon pomeriggio a voi e un pomeriggio ai telespettatori. Devo dire, gli anni scorsi venivo a fare altro in questo periodo e quindi in qualche modo questo Covid ha trasformato profondamente tutti i nostri costumi. E dentro questa trasformazione la nostra azienda ha provato e ha garantito, credo anche con efficienza, il servizio, un servizio essenziale come quello dell'acqua. Tra l'altro facendo anche degli interventi strategici di manutenzione straordinaria sulle dorsali vivo nella parte valdichiana, ma anche nella conduttrice per Siena e anche sulla parte Fiora, quindi la parte che va a Follonica, Orbetello. Quindi devo dire, io devo ringraziare i nostri collaboratori che in un momento importante come questo e anche il nostro amministratore delegato non abbiamo avuto né un contagiato e il servizio è stato garantito con continuità ed efficienza. L'acqua è sempre arrivata. L'acqua è sempre arrivata, esattamente, e questa era la cosa credo più importante in un momento dove le famiglie erano in casa e quindi i problemi igienici legati anche alla pandemia erano problemi dove l'acqua necessitava in modo continuativo e come sempre di qualità. Sempre arrivato anche il pane, che veramente col pane e l'acqua si può vivere. Io penso proprio di sì, abbiamo imparato a fare molte cose dentro questo Covid, abbiamo imparato innanzitutto le relazioni, i rapporti con le persone, ma anche a reinventare cose che credevamo ordinarie e necessarie, abbiamo scoperto forse che tutta quella necessità non ce l'avevano. Ecco, viviamo un momento modernissimo dove si guarda molto il green, per cui la parola green, inglese tradotto è verde, su tutte le agende. Ecco, sull'agenda dell'Acquedotto del Fiora questa parola green cosa significa? Significa tutto. Io sono venuto qui oggi con la nostra auto green, abbiamo un parco auto che abbiamo attivato e nelle prossime settimane, vi do un'anticipazione, faremo un giro, un green tour nei comuni per far conoscere i nostri mezzi, ma anche le nostre progettazioni, le centrali di riduzione fanghi che faremo sul nostro territorio sono tutte improntate a licenze green, anche l'accordo che abbiamo fatto con ASA Livorno, con l'altra società gemella la nostra che svolge il servizio nella provincia di Livorno, è stato, come dire, un protocollo teso a reperire risorse su progettazioni innovative. Devi pensare al riuso, tutto il tema del riuso che l'Unione Europea ha aperto, ma anche le politiche nazionali sul Green New Deal. Ecco, noi ci stiamo con questo ufficio comune approcciando a ricevere investimenti significativi su queste politiche. Ecco, poi un'altra cosa che riguarda tutti, perché ce le mandate a tutti, le bollette. Cioè, le bollette arrivano, chiaramente vanno pagate. Ecco, su questo versante qual è un po' una nuova strategia, una nuova politica, una nuova logica, cioè cosa può accadere? Beh, allora le do due dati importanti per i cittadini. Il primo è che coloro che hanno avuto problemi durante il Covid possono chiamare i nostri numeri verdi, i nostri servizi commerciali e possono dilazionare il debito. Alla prossima assemblea dei soci noi istituiremo un fondo per le utenze commerciali ed artigianali, proprio per andare incontro a tutte quelle attività che hanno chiuso, che hanno avuto problemi, l'azienda si fa carico anche di questo fondo di solidarietà per le attività commerciali e artigianali. Senti, poi avete fatto un protocollo per l'economia che deve circolare per aiutare la ripartenza, per cui significa state attenti anche al territorio, a tutte le cose che competono. Ecco, lì che cosa possiamo dire? Beh, possiamo dire che questo protocollo che avevo citato prima con ASA è una nuova modalità di progettare il servizio, cioè la riduzione delle perdite di rete, quindi la distrettualizzazione, l'uso delle nuove tecnologie per le progettazioni green, le progettazioni nuove sui nuovi depuratori, 22 che realizzeremo il prossimo anno, quindi un avanzamento di un protocollo che tende a portare maggiore qualità sul nostro territorio.
le spighe arancioni, le bandiere, le vele, tutte le certificazioni di qualità della costa e dell'entroterra sono date anche dai dati della depurazione che Legambiente e tutte altre associazioni che certificano chiedono. Ecco, noi andiamo in quel senso perché crediamo che il turismo, come dire, comprenda e gradisca molto la qualità in ordine dei servizi. Allora, poi c'è questo convegno nazionale il 15 luglio che lo fate nell'Argentario. Ecco, quali sono gli ordini del giorno di quel convegno che vi vedrà impegnati in una maniera seria su quella che è anche la proposizione per il futuro e tutto quello che state facendo? Questa è una notizia. Posso rubare un minuto? Tranquillamente. Per raccontare una cosa. Noi abbiamo attivato e trasformato i nostri servizi alla clientela, ne andiamo molto molto orgogliosi. Abbiamo aperto gli info point, quindi dove il nostro cliente può prenotare un appuntamento o dal numero verde o dal nostro sito e fare tutte quelle operazioni che prima richiedevano complessità e tempi molto lunghi. La nostra app dove si può pagare tranquillamente da casa la bolletta e in più gestire magari il genitore stando fuori dal nostro territorio, i figli possono gestire anche le utenze dei genitori, la telelettura, ma tante applicazioni. Inoltre in questo servizio nei prossimi giorni, le do una notizia, attiveremo anche la videochiamata, quindi da qualsiasi parte del territorio si pigia un pulsante e ci si collega con i nostri operatori che li raccoglieranno e gli daranno risposte su tutti i loro bisogni. L'appuntamento del 15, è un appuntamento secondo me che noi dobbiamo disvelare un po' per volta, cioè l'idea, ne racconto la filosofia è di avere un rapporto nuovo e diverso dopo il Covid col territorio, cioè l'economia circolare per noi diventa la responsabilità sociale d'impresa per restituire ai nostri soci, cioè i comuni, quella fiducia che ci è stata concessa a luglio dello scorso anno. Beh, insomma, mi sembra un'azienda dinamica, moderna, attenta a tutti quelli che sono gli eventi di carattere sociale, sanitario e economico, per cui significa un'azienda che non manda solo l'acqua nelle case, ma è anche su una lettura complessiva molto disponibile a dare input e agevolazione a tutti i suoi clienti. Assolutamente, il nostro motto è dal territorio ad ADF e da ADF al territorio, quindi per noi la collettività e il territorio è al centro di tutte le nostre azioni. Bene, grazie al Presidente Roberto Renai dell'Acquedotto del Fiora che è stato con noi e ci ha dato queste ulteriori informazioni di questa azienda che, come ho detto all'inizio di questo incontro, dà l'acqua a tutti, per cui significa tutti quando apriamo il rubinetto dobbiamo ricordarci del Presidente che sta lavorando mettendo tutto in ordine in maniera che non ci siano deficienze sotto nessun profilo. Devo ringraziare i nostri collaboratori che con impegno e dedizione garantiscono il servizio e noi speriamo nel meglio modo possibile sempre, sempre all'efficienza e alla qualità della nostra acqua. Grazie Presidente e buon lavoro. Grazie.